declinare questo verbo perdonare, che ne richiama un altro verbo amare. I due verbi vanno messi sempre insieme, perché il perdono nasce dall'amore. E Gesù, l'abbiamo sentito nel racconto di Giovanni, ci ha mostrato l'amore grande, l'amore fino alla fine, quando, rivestendosi del grembiule, ha lavato i piedi agli apostoli. E poi, deposto il grembiule, si sedette, come fa il maestro, riassume l'atteggiamento del maestro, e disse: e parla. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, come ho fatto io, facciate anche voi. Cari fratelli, questo è l'insegnamento di Gesù. Nella Chiesa, nella comunità cristiana, c'è spazio per coloro che servono, per coloro che mettono il grembiule e sono disposti a lavare i piedi ai fratelli. E da questo amore, che poi Paolo descrive in questo inno alla carità, dove chi ama tutto copre, tutto crede, tutto svela, tutto sopporta, da questo amore che è il distintivo del cristiano, il distintivo del discepolo, è questo amore che indica che il regno di Dio è venuto, è presente. Quando molti ci chiedono: ma dov'è il regno di Dio? Noi dovremmo poter dimostrare i nostri gesti di carità, i nostri gesti di amore. Perché lì dove c'è un uomo che ama, lì c'è il regno di Dio. E collegato, declinato, c'è il perdono. Ma vedete, noi non riusciamo né ad amare né a perdonare se non facciamo esperienza di amore e di perdono. Solo chi riconosce di essere amato è capace di amare. Solo chi riconosce di essere stato perdonato riesce a perdonare. Non so se avete notato come nella liturgia, ogni liturgia inizia con l'atto penitenziale. Questa, vedete, è la categoria di tutti. Lo ricordava anche il Papa Francesco, dicendo: tutti siamo dentro la categoria dei peccatori. E solo se entriamo dentro questa categoria riusciremo a chiedere perdono e a donare perdono. E allora vedete, la famiglia è la palestra nella quale gli sposi si esercitano nell'amore e nel perdono. E allora se il papà e la mamma si amano, il bambino imparerà ad amare. Se il papà e la mamma si perdonano, il bambino imparerà a perdonare. Queste realtà i bambini le apprendono istintivamente guardando il papà e la mamma, così pure la preghiera. Il bambino impara a pregare perché vede il papà e la mamma che pregano. Imparerà i gesti della fede perché li vede compiere dal papà e dalla mamma. E anche il perdono imparerà, perché è importante chiedere perdono, come è importante donare perdono. E allora la famiglia è la palestra nella quale i figli imparano a vivere da discepoli di Gesù, da figli di Dio. E allora siamo venuti qui questa sera, questo luogo privilegiato, in questo luogo dove Francesco ha ottenuto questo dono del perdono,
perché anche noi abbiamo bisogno di perdono e abbiamo bisogno di donare perdono. In modo particolare lo auguro alle famiglie che sono qui questa sera. Fare esperienza di perdono, avere il coraggio di chiedere perdono, avere il coraggio di donare perdono, perché avete una risorsa, voi famiglie, particolarissima, è il sacramento del matrimonio che avete ricevuto, c'è in quel sacramento l'energia, perché voi possiate vivere amandovi e perdonandovi e diventando maestri di amore e di perdono. In un momento di silenzio ci poniamo in ascolto interiore. Grazie.